Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Francesco Puleo, che mi chiede di parlare del film del 2011 di Martin Scorsese, Hugo Cabret. È tratto appunto dal romanzo di Selznick, ambientato negli anni 30. La storia appunto è quella di Hugo Cabret, ragazzino di 12 anni che rimane orfano, la madre era morta, il padre, che è interpretato da Giulio, che era un costruttore, un orologiaio, muore. Durante un incendio il nostro viene mandato a lavorare dallo zio in mezzo a questa stazione ferroviaria dove lui controlla tutti gli orologi. Lo zio muore senza dire un cazzo a nessuno, continua a fare questo lavoro di nascosto. In tutto questo fa amicizia con una ragazzina e soprattutto a un certo punto viene sgamato da questo uomo che vende questi pezzi di giocattoli e tutto fa il resto, che il nostro ragazzino sta in realtà mettendo insieme pezzi rubati per costruire, chiamiamolo così, piccolo robottino che dovrebbe scrivere proprio attraverso appunto una costruzione meccanica di orologi e tutto il resto, che lui trova nel librettino del padre che vuol portare avanti. Questo uomo di questo banco si incazza quando vede questo androide e questo librettino, questo robot, e decide praticamente a un certo punto di fare una semilotta con questo ragazzino, e di rinasce una cosa splendida che poi verrà avanti. Tecnicamente stratosferico, basterebbe il primo piano sequenza nel quale il nostro ci porta attraverso il realismo e il green screen dentro una stazione meravigliosa, una musica eccezionale, un montaggio dir poco spaziale, e la tecnica di Scorsese in questo film è a livelli giganteschi. Ben Kingsley nella parte di Méliès è assolutamente totale, e così come sono bravissimi sia Chloe Meritz nella ragazzina che l'altro ragazzino, che Asa Butterfield, che insieme al grandissimo Sacha Baron Cohen, che fa il poliziotto che lo vuole arrestare a tutti i costi perché lavora appunto per la stazione per levare gli orfani, è un film che narra la voglia del nostro di creare per la prima volta sullo schermo forse la rinascita di un certo tipo di magia di cinema fine 800 primi 900, nel quale Méliès era assoluto padrone, e quindi l'idea dell'illusionismo, l'idea dell'illusione, l'idea della costruzione, l'idea dell'ingegnere, l'idea della mestiere che diventa arte, l'idea appunto della solitudine anche di un nascondersi dalla propria arte, l'idea proprio di cercare di costruire qualcosa che rimarrà nel tempo. Qui siamo di fronte a una storia meravigliosamente romantica fra due ragazzini, tra una storia splendidamente dedicata alla nascita del cinema, una storia che non lascia da parte appunto i sentimenti, che ci regala e ci dona questo motorino di merda. Che dicevo ci dona 2 ore e coda di spettacolo puro per la vista, per l'udito, per il corpo stesso. Sei rigenerato da un film come Hugo Cabret, un film completamente fuori dal tempo, un film che infatti ha fatto schifo quasi a tutti e che invece reputo uno dei migliori Scorsese degli ultimi 30 anni assolutamente. Film da non perdere, un film che fa capire che il cinema è qualcosa di incredibile, che la sala è qualcosa di meraviglioso, cambia le menti, cambia i cuori, cambia le persone, le fa ragionare, le fa pensare, le fa anche sognare. Caldissimo questo film, una fotografia appunto che segue questo calore, e questo rapporto fra questo Méliès e questo ragazzino è veramente giostrato benissimo, così come è giostrata appunto l'idea del nostro Méliès che si è ritirato. È un film che il sottoscritto non può che amare. Per me questo è un grandissimo film, io proprio l'ho amato dal primo all'ultimo minuto. E che scenografia, poi la stazione è qualcosa di incredibile, tutto l'incrocio degli orologi dove lui lavora di notte, è incredibile che il nostro lavora sullo spazio e sul tempo e lo fa attraverso appunto il tempo inteso come tempo che passa, il tempo inteso come tempo artistico, e il tempo inteso anche come vita che cambia. Quindi un film straordinario che parla di cose altissime, lo fa attraverso un racconto di formazione di quelli che si vedono alla stragrande, vanno via che è una bellezza, perché la commedia c'è il dramma, c'è l'avventura e poi c'è la scoperta finale, che è qualcosa di incredibile, oltre alla ricostruzione totale di tutte le cose di Méliès che ha fatto il grandissimo Scorsese. Quindi Hugo Cabret per me è qui sotto, è uno di quei film che non devono mancare nella videoteca di nessuno. Questo è il grande cinema di Scorsese. Hugo Cabret, pur non essendo pieno di violenza, pur non avendoci i gangster, pur non essendo un film alla Scorsese come si intenda, diventa perfettamente un film scorsesiano, perché è lui che fa il film, non è il soggetto che sicuramente va a mettere in scena. Grandissimo Scorsese, film eccezionale, attori splendidi, fotografia da urlo, montaggio pazzesco.